pezzo musicale, torniamo nei 10 minuti di questa seconda parte di Parole in Libertà Live in diretta dal Tempo del Vino delle Rose in Piazza Dante Napoli. Allora, con Marina abbiamo un attimino ricordato che lei viene dal teatro e quanto sia importante il teatro, poi lo scoprendo facendo anche cinema. Ecco, vogliamo ricordare, tu attualmente c'hai una compagnia e quali sono, ecco, i tuoi progetti attuali? Dunque, io ho una compagnia con Michele Brasilio che si chiama Bulie Teatro, e il nome non a caso ricorda in effetti le voglie, no? Napoletane. E abbiamo portato in scena, in realtà è una giovane compagnia, nel senso che c'è da poco questo progetto. È andato alla grande per il suo primo anno di giro e abbiamo portato in scena due spettacoli, uno si intitola Semi, peccato non esiste più l'amore platonico, recitato da me e dal regista, e poi il secondo si chiama Amedeo, sulle storie dei figli di Edoardo, di Filippo nel conflitto col padre, e ha due attori che sono Stefania Renino e Antimo Navarra. Io sono la drammaturga della compagnia e adesso saremo a Napoli a marzo, il 31 marzo, al Teatro Naviganti Immersi della TN, e poi saremo al Caos Teatro di Villa Ricca. Ci sono anche piccoli teatrini. È un teatro che noi amiamo tantissimo, anche perché amiamo moltissimo i due proprietari, in realtà, la proprietaria del teatro e il direttore artistico, che sono Teresa Di Guida e Peppe Roncione, e ci hanno accolto per il secondo anno con uno spettacolo che debutta per loro e si chiama Hip Hop, che è in realtà la storia di questo ragazzo che vive la sua vita con una fobia che è l'ipopotomostrosesquipedaliofobia. Perché dopo averlo scritto, l'avevo scritto io e Antimo Navarra, e dopo averlo scritto me la sono barata, l'ho studiata a fondo, ed è proprio la paura, la fobia nei confronti delle parole lunghe, e quindi è quasi un controsenso, e lo reciterà Michele Brasilio. Quindi siamo in fermento, anche perché lui sta facendo prove tutti i giorni adesso, io con la scrittura ho dato, sono in vacanza di Natale, mi faccio le vacanze di Natale, e questo. Va bene, allora l'ultima domanda anche per Anna Maria, ecco, insomma, questa associazione sta andando bene, ecco, quale altro progetto in cantiere magari vorresti realizzare qua riguardo a questa tua associazione? La nostra associazione va, insomma, a più di 10 anni di vita, quindi di progetti ne abbiamo diversi che portiamo avanti con continuità, perché prima io di solito, prima di cominciare un nuovo percorso, mi pongo come obiettivo di dare continuità a ciò che va bene. Quindi quello che stiamo facendo sta andando abbastanza bene e cerchiamo di continuarlo con continuità e soprattutto con serietà. La sfida in questo periodo è raccogliere i fondi per continuare il laboratorio di pasticceria, e poi come associazione Spumizi comunque abbiamo in cantiere un nuovo progetto all'interno del DPM di Airola, poi ne riparleremo con calma, perché noi abbiamo anche dei laboratori all'interno dei DPM campani, che si trovano uno a Nisida e uno ad Airola, e abbiamo anche la gestione di un bar con i ragazzi sempre del Tribunale dei Minori all'interno proprio del Tribunale dei Minori. Infatti, se avete qualche amico avvocato che gira all'interno del Tribunale dei Minori, saprà benissimo che c'è un bar che si chiama Caffè Sospeso ed è gestito da noi Associazione Spugnizzi per far lavorare i ragazzi che ci vengono affidati. Quindi tutto ciò che facciamo, cerchiamo, ci impegniamo per portarlo avanti, e se poi nasce qualche nuova idea che può essere costruttiva per un futuro lavorativo dei ragazzi dell'area penale che ci vengono affidati, siamo ben lieti di portarla avanti.
Per ora l'obiettivo è riempire Napoli di sostini. Benissimo, allora Maria, vuoi salutare il nostro pubblico? Abbiamo terminato con i nostri ospiti. Vi ricordo che dopo questa pausa abbiamo la nostra rubrica appuntamento teatro e poi chiudiamo in bellezza questo live. Allora, Maria, a te la parola sul sunto di questa puntatona eccezionale live da questo caffè letterario che ci ha ospitato. È stata una bellissima premiere in questo luogo così intimo, così bello, accogliente, con dei padroni di casa davvero speciali. Speriamo di poter venire a trovarli ancora di più, e il fatto che questa prima sia stata a Natale rende questo primo appuntamento ancora più speciale e quindi porterà fortuna reciprocamente. Benissimo, ringraziamo i nostri ospiti, seguiamo un momento musicale e poi ci aggiorniamo per l'appuntamento teatro. Grazie. Pero yo no sé si me lo encuentro.